Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi è lezione di PowerPoint. Bambini, buongiorno! Pronti per una nuova lezione? Via! Ciao bambini! Allora, oggi, secondo voi, il maestro Luigi che cosa vi insegnerà? Sicuramente un trucco importante per risolvere il grande dilemma degli oggetti nascosti in PowerPoint, quelli sovrapposti che molto spesso ci fanno impazzire. Buona lezione! Ciao bambini, oggi una lezione che vi permetterà di risolvere uno dei più grossi problemi di PowerPoint, cioè quello degli oggetti, come selezionare gli oggetti che si trovano dietro ad altri oggetti. Avviamo il nostro PowerPoint, cambiamo il layout della nostra diapositiva e scegliamo un layout vuota. Inseriamo un oggetto forma, mettiamo un oggetto forma, un ovale, eccolo qua, e poi inseriamo una clip art. Come filtro di ricerca inseriamo la parola cane, clicchiamo sul pulsante vai, inseriamo una clip art qualsiasi, e in questo caso problemi non ne abbiamo perché i due oggetti sono ben distinti e li posso selezionare e spostare tranquillamente. La cosa si complica quando l'inserimento degli oggetti avviene in quest'ordine: inserisco la mia clip art, inserisco la mia forma e mi trovo adesso l'ovale davanti alla mia clip art. Mi viene spontaneo dire, vabbè, facile, sposto l'ovale, prendo l'oggetto, lo seleziono, clicco, trascino. Non sempre però è immediata la cosa, perché in questo caso ho soltanto due oggetti. Ma se avessi tanti oggetti e devo individuare un particolare oggetto da spostare, la cosa diventa molto molto complicata. Allora, in questo caso è semplicissimo utilizzare la scheda formato. Cliccando sulla scheda formato, io adesso disattiverò momentaneamente la finestra delle clip art, cliccando sulla scheda formato, nella finestra disponi c'è un pulsante quasi mai utilizzato, che è riquadro di selezione. Cliccando su riquadro di selezione troverò una lista di tutte le forme, gli oggetti in questo caso, presenti all'interno della mia diapositiva. Quindi io innanzitutto troverò il nome dell'oggetto, che naturalmente non ho scritto io, ma in PowerPoint lo ha riconosciuto. Per esempio l'ovale me l'ho abbinato alla scritta ovale 6, picture invece relativa alla clip art. Quindi se io volessi spostare la clip art senza scombussolare tutta la mia presentazione, che può essere fatta, ripeto, da tanti oggetti, cliccando su Picture 3 verrà visualizzata un riquadro di selezione. Mi basterà andare sul bordo con il clic e trascina, sposto senza cliccare sul, senza selezionare la mia, il mio ovale, posso spostare l'oggetto selezionato. Naturalmente questo è molto utile quando io ho una serie di oggetti. Quindi seleziono con un clic la mia clip art, che viene in questo caso nominata con la scritta Picture 3, con il bordo, ripeto, la possiamo spostare, ma nel caso in cui ci sono tanti oggetti mi conviene rinominare gli oggetti. In questo caso ho un cane, clicco all'interno del nome che attualmente è stato abbinato a quella clip art e lo rinomino scrivendo cane. In questo modo, quando avrò una
slide piena di oggetti, non dovrò cliccare a casaccio per trovare l'oggetto da spostare, ma mi basterà individuarlo tra i nomi che ho assegnato in maniera diligente. Quindi la cosa importante è che man mano che inserite gli oggetti, gli date dei nomi. Se io avessi un altro vale e un altro ancora, io avrò tre ovali, ma questi tre ovali io riconosco qual è l'ovale più grande, quello medio, quello piccolo. Potrei semplicemente scrivere ovale 6, ovale grande, ovale 7, ovale medio. Oppure, se questo ovale fosse stato di colore rosso, ovale rosso. Se utilizzate questa tecnica, non dovete spostare gli oggetti se, per esempio, quella forma che è rimasta qui nascosta, quella del cane, la volessi far uscire al di fuori oppure far sporgere, ecco qua. Mi basterà cliccare sul bordo e spostarla. Provate a inserire delle forme, degli oggetti, a nasconderli e rinominate accedendo alla sezione formato, riquadro selezione, l'oggetto selezionato, voluto. Bene, bambini, com'è andata la lezione di oggi? Interessante? Avete imparato sicuramente a utilizzare quella funzione per trovare quelle forme che si nascondono dietro altre forme e che molto spesso impazziamo per cercare di portarle davanti o per spostarle in qualsiasi modo. Quindi provate anche voi a seguire il consiglio del maestro Luigi e se avete qualche domanda non esitate a scrivere.